Benvenuti di nuovo qui a una nuova puntata di Good Morning Milano. Benvenuti, oggi è martedì e come tutti i martedì si parla di periferie. Buongiorno a tutti, oggi sono 12.30, siamo in perfetto orario sulla nostra scaletta e abbiamo qui appunto per parlare di periferie, come di consueto, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, buona giornata. Chi ci ha portato oggi? Bruno Volpon, che è presidente dell'associazione culturale Il Giuscano di Figino. Bruno, bentornato, in realtà abbiamo già avuto la scorsa stagione qui con noi, siamo ben contenti di averti qui. L'associazione Il Giuscano di Figino, sappiamo che insomma in un momento come questo in cui Figino è in piena festa, in piena attività culturale e creativa, giusto? Giusto, stiamo festeggiando il millenario di Figino, millenario desunto da documenti, perché sicuramente qualche insediamento in quello che oggi chiamiamo Figino c'era già sicuramente dai tempi dei Romani, se non prima, però Figino è stato nominato, è stato menzionato per la prima volta in un documento ufficiale nel 1017. Siamo nel 2017, abbiamo deciso di festeggiare alla maniera nostra, con molta tranquillità, senza botti, senza fuochi artificiali, ma con tantissime iniziative culturali e sociali, il millenario di Figino. Ecco, una storia molto importante, poi insomma è interessante vedere come dai documenti si possa risalire veramente alla storia di quelli che sono i nostri luoghi, no? Sì, una piccolissima precisazione, perché non vorrei che sembrasse che siamo noi, cioè come Associazione Culturale Giuscano, a organizzare tutto. Sì. Abbiamo come, diciamo, punto di riferimento il Comitato di Quartiere di Figino e tutte le associazioni presenti a Figino sotto appunto questa o perlomeno dentro questa cornice si danno da fare appunto, per cui non siamo tante, solo, no, non siamo tante realtà solo. Siete insomma è interessante, sì, soprattutto da quando c'è stata la nuova, ci sono i nuovi insediamenti del quello che viene chiamato il borgo sostenibile, che ha portato, oltre che a un aumento della popolazione di Figino, anche all'arrivo di varie associazioni di vario tipo, di varie situazioni. Apro la parentesi, richiudo velocemente: a breve verrà inaugurata una biblioteca caffè letterario. Interessante, allora, poi dopo torniamo a Figino. Walter, però tu hai voluto oggi Bruno. Non tanto per parlare di Figino, quanto di un tema che insomma ricade anche su Figino, nel senso che è quello dei parcheggi, dello stadio e delle zone appunto di dove poter mettere la macchina quando appunto si va a vedere un match allo stadio. Ma non solo. E cioè noi assistiamo in quella logica che molto spesso diciamo, cioè la realtà della periferia non è conosciuta e quindi anche le strutture, le realtà che ci sono non vengono utilizzate. Noi abbiamo nel momento in cui si parla di sovrapposizione delle auto, sosta irregolare, di mancanza di parcheggi e quant'altro, ci sono per esempio, ma ormai da decine d'anni possiamo dire, perché una data per quanto riguarda il parcheggio di Bisceglie e quando hanno costruito il capolinea di Bisceglie, e quindi andiamo a circa 25 anni fa. No? Altrettanti sono quando ci sono stati i mondiali del 1990 e furono costruiti tutta una serie di parcheggi. Questi parcheggi poi nel corso degli anni hanno avuto degli utilizzi più o meno propri, generalmente come raccolta di auto dismesse e quant'altro, però il motivo per cui erano stati fatti, cioè al servizio dello stadio, nella sostanza non sono stati mai utilizzati.
il parcheggio di Bisceglie, quello sopra della metropolitana. Allora, che adesso, appunto, non parliamo del parcheggio che c'è, funziona esistente, che è quello interrato, no, gestito parliamo... da TM, tutto. Parliamo di un'area di quanti metri quadrati? Parliamo di circa 400 posti a raso sopra il tetto della metropolitana di Bisceglie, anche tutti segnati, quindi era stata predisposta per l'utilizzo. E ci troviamo al parcheggio di Bisceglie, dove tutte le auto, dove nella sostanza tutte le strade vengono invase quotidianamente da chi viene a lavorare a Milano, e quindi come parcheggio di corrispondenza utilizza non solo il parcheggio che c'è sotterraneo di un migliaio di posti, ma poi utilizza tutte quante le strade che ci sono. Il risultato è che i residenti rimangono bloccati nella loro normale viabilità. E 400 auto sono qualcosa come 2 km di strada, uh-huh, e quindi di sosta che potrebbe essere libera. Adesso, peraltro, l'assessore Granelli, in un recente incontro in zona 6, ha detto che si stanno avviando le opere per la copertura di quest'area, quindi dovrebbe essere utilizzato bene. Peraltro, ecco, diciamo che di lustri, di decenni ne sono passati, e c'è una modalità gestionale che appunto non risponde a quelle che sono le esigenze della periferia, nemmeno utilizzando spesso le risorse che abbiamo. Infatti, anche perché appunto non è l'unico caso quello di Bisceglie, no? Ne abbiamo anche di più vicini, ce n'è uno molto vicino a Cafigino, giusto Bruno? Sì, vorrei anche così denunciare un piccolo disagio che noi abitanti, sì, di Figino abbiamo a proposito di questo parcheggio. Perché nelle enormità della superficie, ricordo che quel parcheggio, forse l'avevamo accennato prima, che quel parcheggio lì è stato preparato in occasione dei mondiali del 1990. Quindi parliamo del parcheggio in fondo a Via Novara. In fondo a Via Novara. Appena fuori dall'uscita tangenziale. Esattamente di fronte a Figino. Quello che durante Expo è stato chiamato parcheggio Trenno. Ecco, è quello che a noi non va giù. Se è nel territorio di Figino, perché con tutta l'amicizia che abbiamo con gli abitanti di Trenno deve chiamarsi parcheggio Trenno? È a Figino, chiamatelo Figino. Chiudo ovviamente il piccolo scherzetto. No, il problema è che anche dal punto di vista della toponomastica, uno dice, ma guarda, vai al parcheggio di Trenno, uno va a Trenno, rende conto che non è propriamente lì, invece Figino vai sulla Via Novara. Sì, ma tantissimi turisti che cercavano appunto nella zona di Trenno il parcheggio. Infatti. Ecco, non riusciamo bene a capire anche il motivo di questa denominazione. Sì. Ecco, il problema per esempio di questo parcheggio è che per i lavori dell'Expo è stato messo in ordine, sì, a regola d'arte. Ricordiamo che prima era un deposito di auto. Prima un parcheggio per i mondiali declassato, sì, a deposito auto movimentate, sì, rimosse, eccetera, sì, eccetera. Adesso è parcheggio vuoto. Vuoto. Totalmente, immenso, completamente vuoto. Con luci, fari che sono accesi giorno e notte, con non vorrei sbagliarmi, ma un servizio di guardiania sia di giorno che di notte per fare la guardia, non si sa bene a chi, forse alle signorine che l'intorno adottano il loro posto di lavoro. Cosa si può fare, Walter, appunto per cercare di rigenerare questi luoghi e riutilizzarli per quello che poi nascono? Perché non è che si può fare molto in un parcheggio, cioè quello. E servono comunque, cioè non è che sono stati sbagliati o fatti in posizioni sbagliate. Ma sulla posizione non stiamo a disquisire, nel senso che li hanno fatti, non sempre c'è un razionale. No, in questo caso mi viene da dire uscita tangenziale. Noi pensiamo che l'allora sindaco Pillitteri, premesso che si voleva fare la metropolitana leggera, quella sopraelevata e quant'altro, a un certo punto ci furono tutta una serie di ricorsi e non si poté più fare. E quindi il laconico commento fa: faremo parcheggi.
Allora a questo punto hanno fatto parcheggi un pochettino dappertutto. Sì, qui in zona poi tante, quindi anche via Caldera, sì, strade e parcheggi completamente utilizzati. Esattamente, e quindi la concomitanza con lo stadio, con tutta una serie di problemi che porta anche di inquinamento l'afflusso delle auto allo stadio, sì. Perché non dimentichiamo che il quartiere di quartiere limitrofe allo stadio San Siro subiscono una sostanziale invasione che non è solamente quella dell'occupazione di spazi, ma è soprattutto quella dell'immissione di smog. Allora, nel momento in cui tutta la città, tutta la Lombardia, tutta la pianura padana, come tutti sappiamo, ha questo tipo di problema, non viene, diciamo, non viene posta particolare attenzione a quella che è la situazione sanitaria dei residenti, e sappiamo tutti che invece è una cosa piuttosto delicata e importante. Allora, utilizzare allo scopo quelle che sono delle risorse attualmente disponibili, perché il tema che noi poniamo sempre è che non è che bisogna fare qualcosa in più, bisogna utilizzare al meglio quello che c'è. E anche qui circa 1500 posti auto, per esempio, del parcheggio, adesso, parcheggio treno Figino, sì, tanto per intenderci, sono 7 km e mezzo di spazio libero. E una strada che va da Settimo Milanese a San Siro, forse più o meno, no, molto forse di più, di più, molto di più, molto di va più. Da Figino in centro, ah, ecco, arriva Figino in centro, ecco, perché da Settimo Milanese, appunto, ma andando a Miglia, no, sono circa esattamente 4 km e mezzo su per giù andare allo stadio, quindi siamo all'incirca al doppio di strada libera. Nello stesso tempo, poi, noi abbiamo una situazione dove intorno nei quartieri limitrofi allo stadio San Siro c'è la sosta riservata per i residenti, sì, le famose strisce gialle, che però vengono normalmente occupate all'incirca tra il 30 e il 35%. Voi avete fatto proprio una piccola ricerca. Sì, in particolare il centro studi con Milano Ovest. Dal 2009 ad oggi, quindi ormai quasi una decina d'anni, ha fatto dei rilievi a campione, in particolare su un segmento della via Novara, ma poi anche con qualche esplorazione particolare per avere una conferma dei dati base. E quindi appunto abbiamo questo tipo di dato. Recentemente, un paio di settimane fa, c'è stato Milan-Roma, tanto per citare, sì, uno degli ultimi. Voi avete preso, per far capire, un pezzo di via Novara, un pezzo di via Novara, l'incrocio di via San Giusto e diciamo via Pinerolo, che è un po' taglia alla fine di quella zona, dove in teoria quasi uno non può neanche avvicinarsi per andare allo stadio. Tutte linee gialle, non c'è parcheggio, quindi perché dovrebbe essere, no, c'è lì? Anche un po' di parcheggio blu, c'è, cioè, anche disponibile, sì. No. Ecco, per esempio, noi abbiamo un totale di 131 auto in sosta sulle righe gialle di quel segmento, okay. Di queste 50 prive di vetrofania, vuol dire che siamo sul 37% circa, okay. È una conferma della media normale, che viaggia tra il 33 e il 40% a seconda delle giornate, delle tipologie di partite. E dove più ci sono anche qualche auto sul marciapiede, sì, in questo caso ce n'erano due sul marciapiede, quattro sono state sul verde. Ecco, vediamo che c'è una situazione di regolarità abbastanza diffusa. Questo bene, comporta. Questo tu l'hai fatto quando sei passato, io sono tutte multate queste macchine, giusto, Walter? No, multate sostanzialmente nessuna. Ah, ottimo. No, multati, ci sono delle eccezioni dove magari ci sono una o due auto. Appunto in contravvenzione, anzi qui viene combinata la contravvenzione, ma altrimenti mi sembrano di 50 auto in un tratto di strada, quanti sarà? Non è meno di un chilometro, 300 metri, 50 auto senza multa, so che avete fatto già i conti, quindi so, ma che diciamo, avete fatto i conti, diciamo che mediamente, okay, siamo attorno ai 2000 euro di sosta di contravvenzione a partita per 300 metri di strada. Sì. Dopodiché abbiamo fatto una stima, ecco, perché poi avevamo anche fatto delle indagini, per esempio recente Milan-Inter,
Anche lì abbiamo visto in via Dognocchi, in via Rosio, okay, in altre strade abbiamo fatto una rilevazione dove attorno siamo sempre al 30% di anche di più di auto in sosta irregolare, e quindi abbiamo fatto una stima in circa 80.000 euro a partita, però, per un complessivo su base annua di circa 5 milioni di euro. Questi sono anche dati che esponemmo in un'assemblea pubblica a Figino all'allora sindaco Pisapia con gli altri assessori. Ci furono anche dei piccoli interventi, diciamo così, di controllo della sosta, e anche furono elevate delle contravvenzioni che non sono sull'unità, ma con qualche unità in più. Insomma, dire, no? I soldi non bastano mai. Ecco, ma il problema... Si dà colpa al comune di fare cassa in altre maniere, mettendo linee gialle dove non servono, mettendo linee blu dove non servono, e forse è anche vero questo. Qui però, dove in realtà un'irregolarità c'è ed è palese, non viene fatto assolutamente niente. Che risposta vi siete dati? Ma c'è il tema anche, secondo noi c'è un tema organizzativo, su cui vorremmo approfondire. Cioè non è volontà, ma organizzazione. Ma c'è anche un aspetto organizzativo, e cioè... lo stadio San Siro è in zona 7. Sì. Il comando che invece è deputato a gestire, il comando dei vigili, tutta la vicenda di San Siro, si trova in zona 8. Ok. E questo già non è un segno, ma probabilmente questo è un retaggio dell'organizzazione passata della Polizia Locale di Milano, sì, quando ancora le zone erano 20, e quindi lo stadio San Siro si trovava nella zona 19. Allora 19, e quindi c'era il comando dei vigili che non era della zona 19, perché allora le zone erano 20, ma i comandi dei vigili erano 15. Un'organizzazione un pochettino strana. Retaggio proprio dell'organizzazione ancora pre-zone, sì, e quant'altro. Che fosse strana, c'è stata quando i comandi dei vigili, rispetto alle zone ridotte a 9, rimasero sempre 15. Okay. Poi successivamente vennero riportate a seguito anche di un'iniziativa un po' di sensibilizzazione della serie, ma se voi avete 9 negozi, tenete 15 direttori di negozio, no, probabilmente li riportate a 9, perché se l'amministrazione si è articolata in tutti i servizi di 9, anche la polizia locale, noi lo dicevamo anche in funzione dell'organizzazione complessiva territoriale che dicevamo doveva dipendere dalle zone, perché come, per cui ritorniamo sempre ai temi organizzativi, che però sono fondamentali, perché altrimenti non si riesce a capire come mai certe cose non funzionino bene, o funzionino anche male alcune volte. E quindi è rimasto questo retaggio dove la zona 19 rimaneva fino a via Novara. Uh-huh. E quindi tutta quell'area che sta sotto la via Novara, tanto per intenderci Quarto Cagnino piuttosto che altre aree... E l'ospedale San Carlo, la zona di qua. L'ospedale San Carlo, tutta la zona, diciamo così, a sud-est, sì, in certi aspetti, questi non hanno un controllo. Teniamo conto che abbiamo fatto sono state fatte delle verifiche anche con gli agenti di polizia locale della serie, ma quanto ci vuole per elevare una contravvenzione? Una contravvenzione, il tempo per elevarla è un minuto. Ok. Quindi noi diciamo che... Abbiamo 90 minuti di partita, insomma, riusciamo a farlo. Premesso che non sappiamo quanti siano gli agenti di polizia locale che sono chiamati a svolgere il servizio durante le partite, che normalmente è quello di accesso allo stadio e quello di poi deflusso dallo stadio, quello lì è il dato importante. Poi durante la partita c'è il fermo sostanzialmente, i vigili sono sempre in servizio, e quindi adesso non ne conosciamo il numero. Però abbiamo fatto proprio delle verifiche, una salvaguardia da parte dei cittadini ci potrebbe essere da parte appunto dell'organizzazione comunale del proprio complesso, sempre che noi assistiamo, per cui c'è il tema anche di chi si fa carico di questa cosa, è la zona 8, è il municipio 8, è il municipio 9, perché sicuramente come è adesso la situazione non se ne sta facendo carico nessuno. Noi abbiamo assistito a una situazione, diciamo così, un po' spiacevole dal punto di vista anche di come il cittadino può percepire l'amministrazione comunale, perché delle guardie ecologiche volontarie in via Ippodromo elevavano delle contravvenzioni la mattina a qualche auto di residente che rimaneva parcheggiata dalla parte dell'ippodromo e quindi della zona dello sterrato, del verde, chiamiamolo così.
E dopodiché è stato richiesto: scusate, ma stasera c'è la partita, voi sarete qui, noi facciamo quello che possiamo, però il residente si trova ad avere la contravvenzione, comunque a vedere che altri residenti hanno la contravvenzione, poi la sera ci sono tutte le auto, beffa, come si suol dire, no? Ecco, allora questo non è molto bello. Noi pensiamo che con una particolare attenzione al problema si possa trovare attenzione, che più una soluzione. Volta, più di una volta è stato poi portato al tema anche sulle linee gialle, ad esempio in zone come questa dove dove intorno allo stadio, ad esempio durante la settimana non servono ad esempio certe linee, dove in realtà non c'è quel tipo di traffico, dove ad esempio so di professori di alcune scuole che hanno problemi grossi nel poter andare a lavorare perché non possono mettere la propria macchina in sosta, perché in zone completamente residenziali dove non c'è bisogno di linee gialle durante la settimana ci sono queste cose. Quindi insomma forse un po' più di attenzione a delle zone particolari, che possono essere lo stadio, possono essere quelle vicino ai teatri, immagino anche, insomma vanno un po' riviste anche proprio le regole. Ma diciamo che regole di ingaggio, focalizzando un attimino il tema adesso, perché c'è un problema di carattere generale cittadino, anche perché la regolamentazione della sosta non è dappertutto uguale, no? E quindi per esempio le nuove aree di rilevanza urbanistica normalmente hanno la sosta blu, dove però i residenti possono parcheggiare. Questa qui è la differenza. Sì. Mentre per esempio nell'area San Siro esiste la blu e la gialla, ma la blu, a seguito di un'iniziativa significativa da parte dei residenti, perché l'allora assessore Goggi non ci voleva proprio sentire, no? Contravvenendo tutte le regole e quant'altro, cioè affermando delle cose che erano palesemente non veritiere, sì. E infatti poi furono regolamentate. Della serie non si non può regolamentare la sosta se non in maniera fissa, eccetera. Poi hanno trovato una soluzione, anche perché i residenti si mossero in maniera prima con tutta una serie di documentazioni e dopodiché hanno spinto un pochettino la cosa più efficacemente. Allora noi abbiamo le linee gialle e le linee blu, ma le linee blu non hanno una valenza durante tutta la settimana, hanno una valenza solamente in concomitanza delle manifestazioni allo stadio. Quindi il tema che avevano tutta una serie di persone che venivano a lavorare quando ancora non c'era la M5 qui, sì, nei quartieri limitrofi allo stadio, avevano obiettivamente una difficoltà. Pensiamo agli insegnanti che devono prendere e spostarsi da una scuola all'altra, e questa fu, diciamo pure, una battaglia vinta. Dove la normale, la possibilità di spostarsi normalmente venne mantenuta. Infatti le righe blu valgono solamente per il periodo dello stadio. Quindi anche la cittadinanza, quando si muove in maniera ha le capacità e le risorse. Lì venne costituito un gruppo di lavoro dell'area rilevanza urbanistica San Siro, composto stabilmente da oltre 20 persone, e però avevamo avvocati, ingegneri, esperti, e quindi ci fu proprio quello che diciamo noi, una ricchezza che non deve essere utilizzata solamente quando ci sono le emergenze, no, ma dovrebbe essere usata normalmente dalla città per affrontare i problemi, per cercare di dare delle risposte tenendo conto delle esigenze della cittadinanza, che poi sa anche dare delle soluzioni. Torniamo invece in quel di Figino adesso per raccontare invece una cosa interessante, siamo quasi in chiusura, qualcosa di bello interessante che succede invece questo venerdì, giusto? Sì, venerdì sera abbiamo l'esibizione di di due cori nell'ambito della manifestazione cittadina Cori Milano, che vede la partecipazione di 40 cori in ambito cittadino su circa 27-28 eventi in ambito cittadino, e questi eventi fanno parte di quello che noi chiamiamo il l'offerta 100%, nel senso che a Milano ci sono circa 100 cori. 100 cori. Consulta Periferie Milano in una maniera molto ampia raccoglie 100 eventi musicali a carattere esclusivamente gratuito. Okay. Promuove 100. Promuove, sì, raccoglie, promuove 100. A Figino, in mezzo a questi 100 concerti, ci sarà appunto venerdì sera il concerto di due cori, il coro In Controtempo e il coro Sparkling Water, che nel teatro parrocchiale
si esibiranno con pezzi molto frizzanti, molto allegri, basati sia su gospel, lavorati, aiutami, come si può dire, armonizzati in maniera perfetta, okay, dal loro maestro Valeria Borgognoni, e il coro Sparkling Water, che canterà pezzi dedotti, derivanti da musical moderni, cioè una cosa molto... Sì, qua c'è Jesus Superstar, Sister Art, West Side Story, ecco, mamma mia, esatto, insomma. Sì, tu hai la lista, io non ce l'ho. Sì, sì, qua c'è una lista di alcuni dei musical che vengono presi dal coro Sparkling Water. Cori Milano, insomma, una manifestazione che ormai Milano sta accompagnando veramente tutta la città, sì, da un bel po' ormai. Esatto. Sì, diciamo che poi sostiene anche tutta una serie di iniziative, in particolare quelle promosse da Consulta Periferia Milano, che sono da una parte Concerti in Periferia, che è la programmazione di oltre 50 concerti nel periodo primaverile, che vanno da maggio fino alla metà di giugno, e poi c'è una rassegna particolare per nutrire l'anima, mentre Concerti in Periferia è giunto alla nona edizione, uh-huh, e invece per nutrire l'anima sono giunti alla terza edizione, in particolare sulle zone 5 e 6 nell'asse dei Navigli, con il, sì, decanato dei Navigli, e anche lì ci sono oltre 20 concerti. Questo va nel periodo appunto ex Expo, diciamo così, da maggio fino ad ottobre, e dove vedo una partecipazione significativa dei cori, che quindi raggiungono un numero di concerti nell'asse sostenuti da Cori Milano che oltrepassano attualmente, abbiamo stabilizzato, tra i 45 e i 50 episodi di concerti. Sì. In questo periodo diciamo che ci sono rassegna Mare Culturale Urbano, sì, ci sono in Mare Culturale Urbano a Figino per serate musicali nel borgo, in zona 8 per, uh-huh, musica in zona 8, che sono le principali, diciamo, le più, poi ci sono degli spot, uh-huh, un concerto da una parte, okay, un, ecco, poi dicevamo appunto in zona 5 o 6, infatti su quello che è Cori Milano, ad esempio su periferiamilano.com troviamo tutta la lista dei, sì, concerti. Certamente. Già poi sabato ad esempio siete in zona 5 con un concerto in zona 5, in zona 6, 5, quindi poi insomma vedo che, diciamo che la lista, ho la lista qui dei concerti, diciamo che almeno ogni settimana ce n'è uno praticamente. Io vorrei buttare un sasso nello stagno e vedere se le onde riescono ad arrivare fino in fondo. Ci sono altre rassegne musicali importanti a Milano? Sì? Moltissimo. Quella che mi viene in mente ovviamente è Mito. Ah, ok. Mito. Importantissimo. La differenza fra noi e loro, che non è una differenza da un punto di vista, diciamo, della qualità, okay, è una differenza da un punto di vista dell'impostazione, uh-huh, noi cerchiamo di andare nei posti periferici, okay, noi cerchiamo di andare nei luoghi, nei teatri, nelle case, e a questo punto voglio aprire il discorso di Cori in Corte, a titolo totalmente gratuito, cioè noi qui riusciamo ad avere la disponibilità di persone che si danno da fare sia per organizzare che per ricevere, completamente gratuita. Stavo parlando di cori in casa, più o meno ci siamo, nel senso che ci sono dei cori che sono disponibili e sono state organizzate anche delle esibizioni nei cortili delle case, soprattutto, uh-huh, delle case popolari. Ah. E questo, secondo noi, è uno dei mezzi più intelligenti, meno costosi e più socialmente validi per poter portare fuori di casa la gente, stando a casa loro, ma socializzando. Cioè, dedicando un'attenzione, perché molto spesso c'è qualcuno che dice qui non si riesce nemmeno a proporre, a offrire le cose, a farle usare che ci sono. Allora, noi diciamo alla dirigenza di Aler e di Metropolitana Milanese, che gestiscono il parco di 70.000 abitazioni, sì, nel comune di Milano, siccome fanno anche delle iniziative culturali talvolta, ecco, qui c'è un pacchetto di cori
che sono disponibili non per fare un evento per una settimana e poi basta, ma nel corso della... Ecco, la differenza è esattamente questa, che noi non siamo per eventi, per le settimane dedicate, ma nell'arco dell'anno cerchiamo una riproliferazione di eventi, e quindi da una rassegna di Figino, oggi come oggi siamo dislocati in una dozzina di rassegne sul territorio cittadino, e possiamo anche collegarci ad altro proprio per valorizzare chi canta, perché non siete organizzatori di eventi, appunto siete, no, siete, siamo neanche impresari, siete promotori di cultura, di, noi abbiamo detto chiaro e cuore, noi non siamo un'associazione, infatti, di cori, infatti. Noi siamo una realtà che si occupa di periferie, perfetto. I cori aiutano le periferie. Va bene Walter, io ti ringrazio tantissimo, siamo in chiusura, grazie mille. Uno, grazie a voi per l'invito, sempre dirvi buon compleanno, mi viene a dirvi ogni volta che vi buon vedo, buon compleanno durerà fino ad aprile del prossimo anno, portati bene, mille anni portati bene, diciamo. Sì, grazie, va bene, grazie mille davvero, ci vediamo alla prossima, grazie mille anche a voi che ci avete seguito, ci vediamo questa sera alle ore 18 con il nostro giornale, sempre qui in diretta su Milano All News, grazie mille, arrivederci e a presto.